Ciao a tutti, sono Giacomo Cestari e benvenuti alle mie video lezioni di recupero digitale. Oggi vedremo le proprietà delle potenze. La prima proprietà delle potenze avviene, si può applicare quando c'è una moltiplicazione e quando le due potenze hanno la stessa base. La base qui è il 2. Se abbiamo una moltiplicazione tra le due potenze e la stessa base, quello che possiamo fare è una somma dei due esponenti, 2 alla 3 più 4 e fa 2 alla settima. La stessa cosa possiamo vederla anche con il diviso, cioè se io ho una divisione di due potenze che hanno la stessa base, posso sottrarre rispettivamente il 5 all'8, quindi 8 meno 5, 5 alla terza. Allora adesso scrivo alcuni esempi e proviamo a vederli Vi insieme. invito a prendere carta e penna, ricopiare sul vostro foglio questi esempi, provare a risolverli, stoppare il video e, mentre li risolvete, poi lo fate ripartire e ci confrontiamo sui risultati che avete messo. Ecco allora che vediamo le correzioni. La base è il 2. Gli esponenti il 5 e il 4, quindi sommo il 5 col 4, 2 alla nona. Nell'esempio seguente, La base è il 3, cioè la moltiplicazione, quindi scrivo il 3, sommo il 6 e il 2, 6 più 2 è 8. Quindi qui fa 10 e sottraggo, 5 meno 4 è 1. Qui c'è la divisione, quindi sottraggo 9 meno 7 è 2, quindi 7 alla seconda. Con 3 termini, una moltiplicazione e una divisione, beh, dove c'è la moltiplicazione sommo gli esponenti, se la base è uguale, e se c'è la divisione sottraggo. Quindi 12 più 8 fa 20, 20 meno 18 fa 2, quindi 2 alla seconda. E quindi qui c'è prima la divisione e poi la moltiplicazione, quindi faccio 15 meno 10 che fa 5, 5 più 3 fa 8. Di nuovo ho scritto degli altri esempi. Prendete carta e penna, ci pensate, provate a risolverli e poi ci confrontiamo insieme. Stoppate pure il video. Allora, non so se avrete notato che in questi esempi, in nessuno di questi, posso applicare la proprietà delle potenze. Perché questa proprietà delle potenze la posso applicare solo se c'è moltiplicazione o divisione e c'è la base uguale. Quindi qui ho la base che è uguale e rimane uguale. La base che è uguale e rimane uguale. Ma ho moltiplicazioni e divisioni. Se osservate questi esempi, qui ho somme, sottrazioni e nelle moltiplicazioni e divisioni non c'è nulla di uguale. Quindi se mi trovo questi calcoli qui non posso applicare la proprietà delle potenze, che è una scorciatoia, e quindi devo fare tutti i calcoli. 2 alla 0 fa 1, 2 alla prima fa 2, 2 alla seconda fa 4, e quindi sommo 1 più 2 più 4 fa 7. 3 alla seconda fa 9, più 3 alla terza 3 per 3, 9, per 3, 27. Quattro alla seconda fa 16, 2 alla quarta fa 16,
fa 32 e via dicendo con tutti gli altri esempi. Quindi questo qui c'è la moltiplicazione, non c'è niente di uguale. È vero che questo 2 all'esponente si ripete qui come base, ma io devo guardare la base con la base o l'esponente con l'esponente. Qui non c'è nulla di uguale perché i due esponenti sono diversi, le due basi sono diverse. E quindi devo prima risolvere questa potenza, che fa 9, che viene moltiplicata per questa potenza che fa 8, perché 2 per 2 per 2 fa 8, e di conseguenza faccio il calcolo. Stessa cosa dicasi qua, e qui non c'è proprio niente di uguale, quindi farà 32 per 3, 96. Perché 2 alla quinta fa 32? 2, 4, 8, 16, 32. E qui stessa cosa, farà 100 diviso 8. Quindi 8 nel 10, 1 col resto di 2, 8 nel 20, 2 col resto di 4,5. E qua, tra la terza 27, meno 9, 18. Allora, ora che abbiamo visto quando applicare la proprietà delle potenze, le abbiamo viste alcuni esempi, le vediamo anche scritte come caso generale. Cosa vuol dire caso generale? Il caso generale è la proprietà scritta con le lettere. E perché si scrive con le lettere? Perché quando scrivo la regola devo scriverla in modo che funzioni con qualsiasi caso io mi trovo davanti. Cioè, l'ho applicata con la base che c'era il 2, l'ho applicata con la base che c'era il 3, ma se come base ho il 4, funziona o non funziona? Sì, funziona. E se come base ho il 5 o il 10 o il 7, sempre funziona. Cioè, se io mi ritrovo a lavorare col 12 alla quinta per 12 alla seconda, posso applicare la proprietà delle potenze? Anche se c'è il 12 come base, sì, posso applicarla perché la regola mi dice che basta che ci sia la base uguale e la moltiplicazione. E allora sommo i due esponenti 12 alla settima. Allora, se va bene per qualsiasi numero, la regola la scriviamo con una lettera che chiamiamo A, che può essere qualsiasi numero, e gli diamo un esponente n, che è una lettera diversa, che può essere anche questo qualsiasi numero. E questa potenza scritta così, se la moltiplichiamo per un'altra potenza che ha la stessa base, quindi se questo è un numero, noi vogliamo che sia lo stesso numero, quindi di nuovo il numero si ripeterà uguale, elevato alla m. E allora, per fare questo calcolo, cosa ho detto? Che devo sommare i due esponenti, allora scriverò che darà una potenza che ha la stessa base e come esponenti avrà la somma di n più m. Questa è la regola. Potete vederla, è una formula, scritta così è una formula a tutti gli effetti, e abbiamo usato delle lettere per esprimere la proprietà delle potenze. Cosa vuol dire? Di nuovo, lo ripeto, queste lettere, al posto di queste lettere possiamo immaginare dei numeri. Se io utilizzo la A, vuol dire che questo è lo stesso numero. Questa scrittura, allora posso applicarla nel caso in cui la A, vedete? Perché posso applicarla qui? Perché la A è il 2, qui la N è il 3, vedete? Se al posto della A metto il 2 diventa il 2, la M è 4 e quindi faccio A alla 3 più 4, 3 più 4. Perché posso applicarla anche col 5 e il 4? Qui sempre la A è il 2, ma la N è il 5. E
allora faccio 5 più 4, 5 più 4, 9. Se la A diventa il 3, posso applicarla anche in questo caso qui. E via dicendo, posso applicarlo col 12 quando vuoi, perché la A è una lettera che non è definita, non è che se io vi dico la A, che numero corrisponde, non è che voi subito mi dite la A corrisponde al numero 7, d'accordo? Può essere qualsiasi numero. Nel momento in cui mi trovo questo caso qui, perché questo caso non è uguale a questo? Come faccio a confrontare questa linea con le lettere con il 3 alla seconda per 2 alla terza? Beh, siccome la lettera AAA si mantiene, io guardo il 3, guardo il 2, ma siccome non sono lo stesso numero, qui è la stessa lettera, quindi lo stesso numero, questo caso non rientra in questa formula e quindi non posso applicare la proprietà qui. Comunque, non so se il vostro professore vi richieda di spiegare la regola scritta con le lettere. Comunque, la cosa importante, secondo me, è che voi sappiate bene quando si può applicare questa proprietà. E lo ripeto, ci deve essere il per tra le due potenze e la stessa base. Ciò che è uguale rimane uguale. Stesso discorso analogo lo prendiamo pari pari con il diviso e invece che sommare si sottrae. Quindi prendo sempre la lettera A elevato alla n per A alla m e allora darà una potenza che ha la stessa base, che chiamo A, e scriverò n meno m. Ecco. Mi raccomando, ricordatevi che se c'è il più, se c'è il meno o con per e diviso, ma non c'è niente di uguale, voi non potete applicare le proprietà delle potenze. Ricordatevi questo perché è l'errore più comune che fanno gli studenti. Nel prossimo video vedremo un'altra proprietà, è una trilogia questa, quindi è il primo di 3 video. Grazie e alla prossima.